1, 2, 3. Buongiorno a tutti della TVN. Rocco ci, Rocco ci, Rocco cia cia, ma preferisce il Rocco cia cia cia. Hey, italiano. Buonasera, signorina, buonasera. In the beginning of 2007, Coco Granata called me and said, can we meet? And he started to tell me his story, because in 2009, his song Marina was 50 years old, and he wanted to do something around the song. Mi sono innamorato di Marina. That's hot! Una ragazza mora ma carina. È una delle tre canzoni, mi hanno detto, appunto, che ha fatto conoscere l'Italia in tutto il mondo, come Volare. È una di quelle proprio che viene voglia di cantare per la sua stranezza, per questo strano ritornello molto improvvisato, poi inventato, poi nel film si vede, inventato in maniera così davvero occasionale. Marina, 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 ti voglio al più presto baciare. When I heard the story of his life, particularly the first years, interested me very much, because I heard the story that I see and we see it all everywhere. Every day, families moving to another country for economical reasons, political reasons, because the parents, they have a dream, and it's a better future for their family and for their children. Chiamalo Bergio. Un giorno ne tornavo tutti insieme alla casa nostra, arricchisciute e onorate, capì? Chissà lo sogno mio. Eppure tu t'hai trovato, non sogna così. Quando l'ho conosciuto lui mi ha raccontato della sua vita, di quello che ha passato. Io ho cercato di mettermi nei suoi panni per cercare di trasmettere attraverso la macchina da presa tutte le sue emozioni e quindi fare al meglio il suo personaggio. Ik makar macaroni. It's of course a story about integration, immigration, but it's also first of all a conflict between a father and a son. It's a love story, like a Romeo and a Juliet story. It's about everything, and so also about, of course, about music. E non ti portare alla casa con queste fiamminghe bionde, e tu non hai solo problemi. Una casa in forestieri, di gente pare cante e vidano. Quando su sruppar quesuno, allora sì che mi viene. Amore. Wat kan mijn dochter lastig? Non fuffalare! For me, it was a big experience because before the movie, I had only an Italian name. So my name is Matteo Simoni, but that was it. And right now, after the movie, I learned the language. I learned more about Italian culture. And I went a little back to the history of my own family, because my family is also immigrates to Belgium in the year 50. So for me, there is a world went open. Suona in te locali. Sta cosa alla casa mia non ci trasse. Ma sei giù, pazzo! L'avevi detto mai una minera. Come avevi promintuto camusca pettia, era solo un passatempo. È sicuramente un padre severo, ma la sua severità viene fuori da un grande affetto, viene fuori da un grande amore per questo bambino prima e per questo ragazzo. E quindi proprio partendo dal desiderio di volerlo vedere realizzato, ostacola quello che gli sembra un sogno assolutamente velleitario. Quindi in questo senso, diciamo, è anche lì questa rigorosità è frutto di un grande amore per il figlio. Io una puzzola sa musica. E vai, vai! Lui vuole realizzare il suo sogno, vuole cantare, vuole fare il musicista. E ci riesce anche grazie all'interpretazione della madre, che è questo personaggio che fa un po' da bilancia, che è una mamma un po' avanti, che stira i panni, le camicie, le mutande per gli italiani, e lo nasconde al marito per raccogliere un po' di soldi in più per comprare la fisarmonica a suo figlio. Insomma, una mamma che, come tutte le mamme, appunto, fa la bilancia e ci riesce, devo dire, poi alla fine aiuta suo figlio a realizzare il suo sogno. Tu sapevi che suonava in locale? No, ma non lo sapevi.
Noi eravamo abbastanza fedeli a uno strano dialetto calabrese, senza aspirate, che somiglia anche un po' a un dialetto un po' pugliese, un po' della Basilicata, quindi diciamo che è una strana lingua del sud. Se uno non pensa che è calabrese, dopo il primo, secondo me, dopo i primi 5 minuti di film, che magari rimane un po' disorientato, poi c'entra dentro e credo che quello diventa, diciamo, diventa veramente una lingua ormai naturale a quel punto. Innamorato di Marina. Stan is a director, but when we playing with each other, we direct also ourselves, and that's something that gives another dimension. Hai voluto it per me. In Belgio è il numero uno, è il film più, le sale sono tutte piene. Dunque sono contento per la prima, davvero, credetemi. Per me un poco, ma per il regista sono contentissimo. Sì, sì. Cosa farò per conquistare il succo? Marina, Marina, Marina.